E me le faccia, io le do a nome e cognome anche di questi proprietari. Perché qui è l'ora di finirla, vi ho denunciato. Ma tagliatela con una trompettina quella lì. Continuti, guarda qua qua. Guarda, ora non c'è più la catena. Ma sì, comunque con la centrale. La raccolgo tutta, guarda, guardi qua, il cotto l'avevo lavato tutto stamattina, guardi che rischio che abbiamo avuto. Queste qui vengono giù incendiate, ci hanno bruciato, l'abbiamo chiusi di colpo perché era tutto aperto, tutto. Ho cercato di riparare il tavolo, vabbè, che poi tanto lo bagnavo semmai, perché il tavolo di rovere, ho detto, mi si rovina, di tech. Guardi qua. Cioè, questa è roba che viene giù incendiata, eh. Ero a riposare, alle 3:30 avevo sentito, io ho avvertito l'odore del fumo dalle finestre, perché mi entrava l'odore del fumo, sono uscita, sono corsa, non vedevo il fuoco, ma mi sono accertata di dove provenisse il fumo e sono andata a verificare e stava insorgendo questo incendio, intorno alle 3:30 del pomeriggio. Che abbiamo, poi c'era una nostra vicina che l'aveva visto ancora prima, aveva chiamato i vigili del fuoco, sollecitati anche da un altro vicino sottostante a noi, e per fortuna, insomma, poi sono venuti una mezz'oretta dopo i vigili del fuoco, che però a causa dell'aria il fuoco si era già molto divampato, aveva preso tutto questo versante ed era arrivato proprio a lambire le piante confinanti con la nostra casa. Lei si immagini come viviamo noi d'estate? Non è la prima volta, detta sua e di altri residenti? No, non è assolutamente la prima volta. Tutti gli anni immancabilmente succedono. Addirittura 3 anni fa 7 volte ha preso fuoco questa collina. Il problema è dei proprietari che tengono incolti i terreni e del comune che non sollecita che le leggi vengano rispettate per la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute dei cittadini. Voi avete fatto già un esposto ai vigili, al comune della Spezia per questo tipo di problema? 7 esposti, abbiamo 7 lettere già depositate in comune, per 7 anni consecutivi l'abbiamo fatta questa dichiarazione, noi, che volevamo che si preoccupassero perché purtroppo noi abitiamo in un punto ed è la nostra casa quella più a rischio di tutte. Per il fatto che siamo confinanti con il terreno che ha visto, che ha preso fuoco e che ha preso fuoco ripetutamente. Il discorso che noi facciamo è che ci sia anche un controllo sul territorio, perché esisterà indubbiamente o un piromane o più piromani che sistematicamente incendiano. Voi residenti avete parlato di un responsabile di questi roghi che si ripetono puntualmente ogni anno, che possa essere un piromane o addirittura l'incuria di qualcuno che abita vicino a voi. Eh sì, il sospetto c'è, perché non è possibile che l'incendio capiti sempre nello stesso punto, nello stesso periodo,
Noi un anno, quando è successo che per 7 volte ha preso fuoco la collina, addirittura abbiamo constatato che il fuoco scoppiava sempre alla stessa ora, intorno all'1 del pomeriggio. Guardi, una cosa allucinante. Quindi parla anche di incuria del territorio, proprio nei pressi della sua abitazione. Certo, perché come può vedere noi abbiamo i confini invasi da vegetazione tenuta proprio in maniera insana contro la casa. Qui se scoppia un incendio, ci abbiamo le fiamme proprio dentro casa. Il proprietario dovrebbe, prima di pulire la sua terra dove vuole, tenere pulito vicino al confine con la nostra casa. E questo è tenuto proprio per legge a farlo.